Ciao a tutti e bentornati alla sezione tutorial del sito swiftios.it. In questo tutorial vediamo come importare e decodificare un file XML. In questo esempio, che ho già iniziato a impostare, ho creato una semplice tabella. Quindi, se noi andiamo all'interno del file Swift, non è altro che i metodi per creare una semplice tabella, quindi numero di section, in questo caso ho messo 10 elementi e la cella standard con la scritta ciao ed abbiamo i 10 elementi. Adesso vediamo come interagire con la classe parseXML presente all'interno delle librerie di Apple, che ci permette di recuperare i dati all'interno di un file XML. E in questo tutorial vedremo un file XML che già si trova all'interno della nostra applicazione, quindi il locale. E io già ho creato per esempio un file XML chiamato applicazioni e all'interno del file appunto ho creato diverse sezioni, ovviamente formattato secondo lo standard XML, quindi abbiamo aperto il tag, per esempio l'ho chiamato catalogo, dove abbiamo all'interno i diversi tag di apertura e chiusura. Lasciamo uno spazio per avere una visualizzazione migliore e all'interno dei tag che ho chiamato app non altro che ho messo, per esempio in questo esempio ho messo il titolo dell'applicazione creata dallo staff di swiftus.it, che vi invito a scaricare e provare, e lasciando magari suggerimenti o pareri su esse. Quindi ho messo per esempio il titolo, registro orari, il tag descrizione, dove c'è una descrizione dell'applicazione e magari l'autore, giusto per creare un esempio. Quindi può essere anche un catalogo un catalogo magari se si tratta di e-commerce di tutti i prodotti che vende l'applicazione. Quindi può avere diciamo uno spettro di utilizzo molto ampio il file XML. Quindi abbiamo il tag aperto titolo, vedete, con la slash chiuso. Quindi ho creato in questo caso, vedete, 1, 2, 3 elementi, 3 elementi, quarto elemento che compone il nostro file XML. Quindi noi vogliamo adesso, o meglio, vedremo in questo esempio come recuperare le informazioni appunto all'interno di questi tag. Vedete, ce l'ho evidenzia anche Xcode, come recuperare appunto, dicevo, i dati presenti in questo file e visualizzarli, nell'esempio sempre, all'interno di una tabella, ma potete utilizzarlo per altri scopi. Quindi, partendo dalla nostra tabella base, io lo faccio adesso all'interno dello stesso file, ma è preferibile farlo all'esterno, quindi un nuovo file, creo una semplice struttura che la potremmo chiamare appunto app, dove dichiaro delle proprietà. Quindi potremmo fare la var titolo, che sarà di tipo stringa, la var descrizione che sarà sempre di tipo stringa e ovviamente la var autore che sarà di tipo stringa. Quindi abbiamo creato una semplice struttura che contiene queste tre proprietà. Ora ci spostiamo all'interno della classe tabella e creeremo un diciamo elementi, dove creeremo una var che sarà un array, chiameremo array app, che sarà appunto un array vuota contenente come dato un'istanza di app, quindi sarà di tipo app. Dopodiché creeremo una var che io chiamerò nome nodo, poi vedremo cosa serve, che sarà una string di tipo stringa vuota attualmente. Poi creeremo
copiamo questi tre perché sono la stessa cosa, creeremo una var di tipo titolo e tipo stringa, una desk che conterrà una stringa anche questa vuota e così anche per l'autore. Quindi abbiamo impostato le varie variabili che utilizzeremo all'interno dell'app. Ovviamente mi dice che non è stata mai usata, ma adesso non ci interessa. Dopodiché, cosa facciamo? Nel with the load, in questo caso, ma possiamo farlo anche al clic su un bottone, quindi ci vari utilizzi, ma nell'esempio facciamo che all'apertura della view, all'interno appunto del biodiversario, richiamiamo il file applicazione XML. Quindi farò sempre un controllo, quindi if metterò let patch, chiameremo patch, gli dico di che è uguale, quindi deve verificare che il file che vado a recuperare, quindi scriverò boundary main URL, ok, che useremo questa proprietà, questo metodo, che si chiamerà, qua si chiama appunto applicazioni e sarà di tipo XML. Apro e chiudo, quindi si è verificata, quindi se lui lo trova, inizio a fare il parse, cioè faccio if, assegno a un'altra costante chiamata parser, è uguale alla XML. Parse, vedete, è una classe già presente all'interno di UIKit, contenente, vedete, contenente l'UR di path. Gli assegno, ovviamente devo mettere anche le parentesi qui. Ok, all'interno gli assegno al, se appunto esiste, al parse che ho creato, che è di tipo appunto XML parse, e assegno il suo delegato, delegate, quindi uguale self, e attivo il parse, che si chiama appunto parser, ed un booleano. Ovviamente mi sta dicendo che ci siamo scordati, o meglio mi sono scordato, che devo ereditare appunto il delegate XML parse. Quindi da qui lo inseriamo, quindi ereditiamo XML parse delegate, ed ecco qui che sparisce l'errore. Quindi nel with the load abbiamo, ecco, vedete, c'è un errore, questo qui ho scritto sbagliato, scusate, quindi tornate indietro, levatelo da qui e mettetelo all'interno della classe. Io l'ho inserito nel with the load. Quindi nel with the load ho fatto la verifica, ho recuperato il file, se il file è stato recuperato richiamo appunto la classe XML parser che contiene any object, mi ha segnato il delegato e l'ho attivata e questo ci dice se è booleano true o false. Quindi abbiamo configurato, quindi in sostanza questo parse contiene il nostro file. Adesso faremo tre fasi, quindi la fase 1, fase 2 e fase 3, dove andremo a recuperare i dati all'interno del file e visualizzarli nella tabella. Quindi
nella fase 1 richiameremo la funzione parser, eccola qui, did start, vediamo se la troviamo subito, did start element vediamo se questa sì, ok, che in entrata vuole tutti questi elementi e al suo interno noi controlleremo se esiste il nodo. Quindi farò if element name, che è questo qui, vedete questa proprietà che lui ha recuperato, è uguale a app, allora a zero i miei tre elementi, quindi questi qui, e adesso vi spiego, azzereremo questi tre elementi. Perché il file, vedete, è all'interno di questi elementi, quindi quando lui trova la parola app azzera i campi. Quindi adesso noi ci rispostiamo qui, vedete, titolo, stringa vuota, stringa vuota. Altrimenti, quindi se si trova all'interno di un elemento, serve nodo che abbiamo chiamato, vi ricordate, nome nodo, gli assegniamo l'element name e questo primo metodo è risolto. Quindi quando è di app cancella i campi, altrimenti recupera il nodo che è di tipo stringa. Nella seconda fase chiameremo invece la funzione, o meglio il metodo parsers, quindi did end, lo troviamo, did end, questo qui, vediamo un po' se è lui, did element name, ok, quindi questo, vedi, il did start element e il did end element. Quindi se if controllo se l'element name è sempre uguale a app, allora se è uguale a app, allora creo una costante, potremmo chiamare app, è uguale a un'istanza della struttura app che abbiamo creato e gli passeremo, quindi quando è finito gli passeremo il titolo, la descrizione e l'autore. Autore, eccola qui. E aggiungeremo l'elemento all'array app append app. Ora, in sostanza, cosa fa? Se trova questo, vuol dire che ha finito, in poche parole, quindi lui azzera i campi, titolo, descrizione, altrimenti, fatto il controllo, se è al suo interno, in questo metodo, lui prende gli elementi che ha recuperato dal file, quindi titolo, descrizione, autore, li inserisce in un'istanza della nostra struttura, quindi crea un'istanza della struttura, e le aggiunge alla nostra array che abbiamo creato, che è appunto di tipo app. La terza fase
La terza fase, ed è ultima, prima di poterlo visualizzare all'interno della tabella, è richiamare la funzione, o meglio sempre il metodo parser found character, che è di tipo stringa. Quindi in questo metodo delegato rappresenta parte del character current element. Quindi vado in sostanza vado a recuperare gli elementi. Quindi all'interno di questo metodo metteremo, ecco qui mi sono accorto un errore, vedete, io ho fatto prima un copia e incolla di questo, però ovviamente mi sono scordato, e questo è un errore tipico quando si fa copia e incolla, di eliminare la parola chiave var, che altrimenti crea ogni volta che l'app crea una variabile di tipo titolo descrizione, ma non serve a niente, che noi in questo if richiameremo le variabili create all'interno della classe. Quindi ritorniamo a questo metodo. Io creerò una costante, la chiamerò per esempio data, che sarà una string punto una string sarà di tipo thread caret in, dove come set metteremo caratteri set, width, spazio e nuove linee. A questo punto, recuperata, rimarrà di tipo, vedete, stringa, controllo. Quindi farò if, metterò finché se data, questa costante recuperato il file è diversa da vuota, quindi isn't empty, quindi non è vuota. Allora controllo se if nome nodo è uguale a titolo, allora a titolo aggiungo data. Quindi se è il titolo, se è il nodo del titolo, aggiungo a la stringa data. Rifaccio il copia e incolla sperando di non risbagliare. Quindi se sarà il nodo invece di tipo desk, aggiungerò alla stringa desk. Se invece autore, aggiungerò alla stringa autore. Quindi ho creato tutte le stringhe contenenti tutti i titoli, tutte le descrizioni e tutti gli autori alla fine di questi tre passaggi, e ovviamente inseriti all'interno della nostra array append, scusate, array app. Quindi adesso, modificando i dati di recupero della tabella, quindi invece di essere costante faremo array app count all'interno della cella, che lasciamo, diciamo, quella standard, non usiamo quella personalizzata. Quindi potremmo utilizzare la text label standard. Ci metteremo, invece che ciao, ci metteremo, recupereremo l'elemento dell'array in base all'indexPath.rov e accederemo alla proprietà titolo. Possiamo anche utilizzare il dettaglio del text lab di default. Magari ci potremmo mettere array app, sempre con indice index path.rov, e proveremo a accendere la proprietà autore. Quindi se noi lanciamo l'applicazione dovremo recuperare i file che si trovano all'interno. Eccole qui, abbiamo effettivamente recuperato tutti i dati che stanno all'interno del nostro file applicazione. Infatti, vedete, registra orari Swift vs l'autore, e MC calcolatore è Swift vs l'autore. Ovviamente le ripeto perché io ho solo fatto un copia e incolla di due elementi. Vedete, ha recuperato il titolo e l'autore. Titolo e autore, ovviamente poi lo riduplicate, quindi titolo e autore. Quindi se noi per esempio modifichiamo qui titolo autore 2, vediamo un po', vedete, noi lo ricarichiamo,
Eccolo, registro orari 2. Quindi, abbiamo visto come recuperare dati appunto all'interno del file XML locale, ma nel prossimo tutorial invece vi farò vedere una cosa molto più utile, poi ovviamente ogni cosa dipende dall'utilizzo che bisogna farne. Recupereremo questi dati non più all'interno dell'applicazione esterna, ma diciamo, recupereremo esternamente, magari. E si trova un file XML contenuto nel proprio sito o di un sito terzi, quindi senza dover aggiornare l'applicazione o salvare un file locale, possiamo recuperare il file XML e decodificarlo. Ovviamente dobbiamo sapere la struttura del file che andiamo a recuperare. E questo si usa soprattutto per i lettori RFID, quindi i feed che troviamo, tutti i feed di notizie e cose, non fanno altro che recuperare un file XML esterno e ci propongono poi le varie notizie. Spero che, diciamo, che anche per questo tutorial è tutto. Se il tutorial vi è stato utile, potete lasciare un mi piace qui sotto e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle prossime lezioni. Per domande o chiarimenti, invece, potete utilizzare il sito shiftus.it e ovviamente commentare questo video. Grazie e buona programmazione a tutti. Thank you.